Per le scuole napoletane arriva il libretto di manutenzione. È stato istituito da una delibera della giunta comunale e conterrà per ogni plesso un fascicolo con la storia dei lavori effettuati, dalla ristrutturazione alle manutenzioni, una vera e propria radiografia degli edifici. Bisogna fare in modo che in tutte le scuole, in tutte le municipalità che sono competenti sull'edilizia e anche al comune ci sia un archivio, una documentazione di tutto quello che viene fatto all'interno delle scuole. In questo modo noi potremo mettere insieme una programmazione di lungo periodo. Bisogna incrociare dati, mettere insieme tutti i documenti che nel corso degli anni si sono accumulati, perché è ovvio che di ogni intervento resta traccia scritta, solo che semmai resta traccia scritta ma in luoghi diversi e quindi non si possa ricostruire la storia. Ricostruiamola questa storia. Quando ci rendiamo conto che su un edificio non si interviene da molto tempo, allora prima che diventi emergenza, forse è il caso di programmarlo lì l'intervento piuttosto che altrove. Planimetrie, caratteristiche dei fabbricati ed informazioni sul sottosuolo e sulla rispondenza alle norme di sicurezza, in modo da tenere sotto controllo anche la programmazione sull'edilizia scolastica ed evitare di dover sempre inseguire le emergenze. Due obiettivi nuovi. Uno, ricostruire le storie degli edifici con i fascicoli. Il secondo obiettivo è quello di chiedere a tutti i servizi tecnici, ma anche aiuto agli ordini professionali, per avere un parco progetti. Cioè perché chi vuole darci una mano, ben venga, perché si possa avere un certo numero di progettualità già pronte, indipendentemente dall'esistenza o meno di pericoli in questo momento o dei soldi per fare ora la ristrutturazione, ma avere un progetto di adeguamento e di ristrutturazione per un certo numero di scuole, specie quelle più antiche oppure quelle che hanno più esigenza, significa poi poter spendere meglio i soldi quando arriveranno. E naturalmente ci auguriamo che il governo realmente dia ai comuni i fondi che ha promesso. Se così fosse, avere i fascicoli ci consentirebbe di intervenire anche in modo più razionale e meno emergenziale.